boom di presenze per l'ormai storica quanto classica fiera campionaria di Lonigo, che quest'anno taglia il suo 530esimo nastro di fronte ad un grande pubblico come autorità di rilievo. A fare da cerimoniere ci ha pensato il primo cittadino Luca Restello, che ha aperto le danze asserendo quanta responsabilità pesi nelle sue spalle e allo stesso tempo quanto orgoglio c'è nell'essere in prima linea per una fiera dal valore tradizionale ed innovativo assoluto. Siamo fortunati quest'anno, il sindaco nuovo porta il sole, in realtà la fortuna ci ha assistiti, una bellissima fiera, una bellissima attività organizzativa che ha portato qui 360 espositori, abbiamo il meglio della produzione agricola, il meglio della produzione artigianale, quindi gli spazi sono tutti gremiti, adesso solo le persone che possono venire qui a fare affari, a vedere le ultime novità e far felici anche i bambini con le attività che vi sono dolciarie presenti in tutti gli stand della fiera. Un lungo corteo si è snodato per le vie del centro, preceduto da sbandieratori e musici, in un clima di festa, accarezzati da un caldo sole che è stato l'anteprima di una primavera ormai alle porte. Naturalmente c'è un grande lavoro di uffici, un grande lavoro di equipe, ma soprattutto un grande lavoro di squadra. Un lavoro di squadra che con gli uffici, con l'ufficio tecnico e con il personale che ogni anno segue la fiera sono già un po' collaudati. Ma quest'anno abbiamo creato anche delle novità, abbiamo creato anche alcune novità, tra le cui anche la mostra dei trattori d'epoca in piazza 20 settembre, le macchine in movimento per quest'anno per quanto riguarda il salone della viticoltura e praticamente questo ha portato alcuni cambiamenti, portano sempre anche delle grandi difficoltà da parte dell'organizzazione. E quindi via con i tagli dei nastri, vuoi per gli articoli e prodotti artigianali del territorio, vuoi per il rinnovato incontro con la città di Habensberg, con la quale Lonigo da anni ha siglato un importante gemellaggio e dove la birra, in questo caso nobile bionda, andava a traboccare da importanti brocche. Ancora l'inno tedesco, europeo, l'inno italiano da tutti cantato, anche dai più giovani su un parco ippodromo divenuto monumento nazionale, ormai gremito da famiglie dove anche i più piccoli si lasciavano incantare dal tricolore e trasportare dall'inno di Mameli. Non si è lasciato sfuggire l'appuntamento il presidente della provincia di Vicenza, Achille Variati, ma anche assessori regionali onorevoli e una moltitudine di sindaci con i fianchi fasciati dalla tricolore dei territori vicini. Un lungo percorso mediante il quale la città di Lonigo è riuscita non solo a mantenere la fiera, l'antica fiera dei cavalli, ma a trasformarla oggi in una delle più importanti fiere della meccanizzazione dell'agricoltura. Sono tanti anni che vengo qui, non ho mai perso un anno la fiera perché è una fiera di eccellenza, straordinaria, tra le più belle che io abbia mai visto. Grazie al cielo che nel 1986 un illuminato cittadino leoniceno, Marcolin Giulio, è riuscito a riportare la fiera di Lonigo a casa, una fiera campionaria che quindi si presuppone non soltanto come festa e non soltanto come motivo di esposizione dei propri prodotti, ma proprio come luogo in cui l'economia agricola e non solo può trovare la propria casa. Moltissimi gli standisti che sia nell'area interna come in quella esterna hanno riconfermato la presenza negli anni e che certo per questo 2016 possono ritenersi soddisfatti per un flusso straordinario di gente e per 3 giorni di un incantevole sole.